professoressa Elisabetta Moro, premio Scienze Alimenti del 2021. Professoressa, in tempi di pandemia siamo diventati certamente più attenti alla salute e al benessere e anche alla prevenzione. Da docente di antropologia della dieta mediterranea e con direttrice del centro Medit Research, che importanza ha questo stile alimentare per il nostro benessere e la nostra salute? Ha un'importanza ancora più vitale di quella che aveva prima, perché abbiamo capito che mangiare in maniera sana rende la nostra salute molto più forte. Ma non solo mangiare in maniera sana, mangiare insieme. Ci è mancato tantissimo proprio la convivialità, perché stare a tavola insieme significa trascorrere del tempo, ma anche trasmettere delle emozioni, delle passioni, delle storie. Trasmettere anche di generazione in generazione dei valori, un patrimonio culturale. Non a caso la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, non solo per i suoi alimenti, ma per le storie che stanno intorno a questi alimenti. E quindi di fatto ci siamo accorti che questa interruzione, questo blackout, quello che noi abbiamo chiamato un lockdown, ma era soprattutto un lockdown dell'anima, non tanto delle cose, ci ha impedito di fare tutto questo. Quindi ora abbiamo deciso di riprendercelo. Non a caso tutti cercano di ritrovare occasioni per mangiare insieme, per stare insieme, per condividere le giornate e la vita. Secondo quanto diffuso qualche mese fa dalla Coldiretti, la dieta mediterranea nell'anno del Covid si è classificata come la migliore dieta al mondo, secondo una ricerca elaborata dal media statunitense US News World Report, noto a livello globale per redigere classifiche per i consumatori. Ha vinto la dieta mediterranea per cinque specifiche categorie: prevenzione e cura del diabete, difesa del cuore, mangiare sano, componenti a base vegetale e facilità di esecuzione. Insomma, da quando è stata proclamata oltre 10 anni fa patrimonio UNESCO, anche a livello internazionale si sono dovuti convincere, i migliori siamo noi. Sì, si stanno convincendo tutti. C'è anche un altro dato, è anche ecosostenibile. Noi andiamo incontro probabilmente a dei cambiamenti climatici drammatici. La dieta mediterranea è anche sostenibile, quindi questo significa che è un modo sano di mangiare per gli umani, ma anche per il pianeta. Quindi noi potremo salvare la nostra salute e la salute del pianeta semplicemente mettendoci a tavola. O un certo numero di italiani ha un po' abbandonato la dieta mediterranea, non la fa tutti i giorni. Nel mezzogiorno, per fortuna, quasi tutti la seguono in maniera rigorosa. Però c'è una parte d'Italia, una parte d'Europa, una parte dell'Occidente che si è dato ad altri stili alimentari e ne sta pagando le conseguenze sia sul piano della salute che sul piano dell'inquinamento ambientale, perché le grandi produzioni di cibo in maniera intensiva inquinano moltissimo. Quindi ora siamo davanti a una grande scelta globale. Cosa fare? Cambiare stile di vita, diventare più ecologici? Ecco, noi già sappiamo come fare, diventare più mediterranei. Parlava prima del lockdown a proposito della convivialità. Cambio un attimo argomento. Il lockdown dell'affettività, e mi ricollego al suo ultimo libro, Baciarsi. Appunto, ha scritto questa sua ultima opera in collaborazione con l'antropologo Marino Niola. E possiamo anche dire, in 2 anni di Covid, quanti baci ci sono mancati? Qual è l'importanza di questo gesto a livello non solo amoroso, anche affettivo, anche di saluto? Cosa ci è mancato in questi 2 anni e che significato assume il bacio tra esseri umani, non solo tra compagni? Beh, baciarsi è utilissimo. Abbiamo scoperto scrivendo questo libro con Marino Niola che è utilissimo anche alla nostra salute. Tant'è vero che la scienza ci dice che dovremmo scambiare 9 baci al giorno per tenere il nostro sistema immunitario nella migliore delle condizioni. Quindi non solo una mela al giorno leva il medico di torno, non solo 3 noci sono antiossidanti, non solo 5 porzioni di frutta e verdura, come dice la dieta mediterranea e quindi anche l'OMS, ma anche 9 baci al giorno. Sembra uno scherzo, però in realtà è vero, è un trucco dell'evoluzione. L'evoluzione ha fatto sì che il bacio sia così piacevole perché più ne scambiamo e più siamo in grado di avere un sistema immunitario forte. Questo da un punto di vista biologico, ma da un punto di vista culturale il Covid è stata la prima vittima, scusa, il bacio è stata la prima vittima del Covid, quindi in realtà noi abbiamo interrotto una parte del nostro dialogo di amorosi sensi con gli altri e questo ci è mancato tantissimo. Noi dobbiamo assolutamente tornare a baciarci, ma tornare proprio a condividere i corpi, a condividere le passioni, a unire a fior di labbra le nostre anime. Questo è impagabile, questo sì che crea pace, umanità, coesione, molto più di qualunque proclama, di qualunque progetto politico. Motivazione, premio per Scienza e Alimenti alla professoressa Elisabetta Moro per l'attività accademica e divulgativa della Valenza Scientifica
storica della dieta mediterranea, alla cui affermazione sui mass media e nella società ha dedicato con tenacia e professionalità la pluriennale azione di ricerca antropologica e sociale. Consegna il riconoscimento Giovanni De Cesare.